dallo splendido scenario rappresentato dal Lago Maggiore in quel di Stresa, dove si affaccia l'hotel Regina Palace. Abbiamo assistito al convegno organizzato da Iniziativa Subalpina relativo a argomenti veramente importanti e di assoluta attualità, che andavano dal lavoro all'impresa all'occupazione, alla giustizia, alla scuola. Sentiamo alcuni relatori. Le indagini della magistratura stanno seguendo il corso e il suo corso. Noi invece, con Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, vogliamo parlare del futuro della nostra regione, a cominciare dal riconoscimento da parte dell'UNESCO delle colline del Monferrato, delle Langhe e del Roero, occasioni uniche e irripetibili per la nostra economia, per lo sviluppo turistico, culturale, enogastronomico. Sì, certo, è un riconoscimento molto importante e di cui effetti anche sull'attrattività turistica di quelle aree del Piemonte già si vedono, perché mi diceva il sindaco di Alba che l'affluenza di gente alla Fiera del Tartufo si sta dimostrando superiore a quella degli altri anni, e probabilmente un po' conta anche sui flussi internazionali. Effettivamente questo riconoscimento che c'è stato, poi ovviamente questo è solo un punto di partenza, come abbiamo già detto tutti. Bisogna investire sia per migliorare ancora la qualità ambientale sia per sviluppare altre iniziative di forte attrattività turistica. Se poi, Presidente, noi riuscissimo a mettere in rete le residenze sabaude unendole ai laghi dove siamo adesso, alle colline dell'UNESCO e magari d'inverno le montagne olimpiche, avremmo fatto bingo. Ma diciamo che Piemonte è fatto da alcuni ambiti con forte vocazione turistica. Qui siamo in uno di quelli che, diciamo, non ha smesso di tirare, per fortuna. D'altra parte il Lago Maggiore, Stresa, il Lago d'Orta sono luoghi riconosciuti internazionalmente, ma i Sacri Monti è un altro ambito. Lei giustamente ricordava le montagne olimpiche, le Regge Sabaude, quello è un altro campo dove effettivamente si potrebbe provare con il Ministero a mettere in rete, almeno dal punto di vista della promozione, della costruzione di iniziative, tutta la rete che noi abbiamo, da Lie fino a Racconigi, passando ovviamente per quelle torinesi, Stubinigi, Venaria, Rivoli. Lei in televisione, nei convegni, ma anche in giro, riesce a ottenere gli elogi anche da parte degli avversari. Allora perché, Presidente, non si fa carico di diventare coordinatore del sistema Piemonte, con imprenditori, liberi cittadini, professionisti e quant'altro? Beh, essendo Presidente del Piemonte, già un po' il ruolo di coordinatore ce l'ho. Infatti io chiedo scusa per il bisticcio, sto girando tutto il Piemonte per incontrare, ieri l'abbiamo fatto a Vercelli, ci mancano ancora le province di Novara e di Alessandria, poi abbiamo completato il giro, per incontrare sia i sindaci e sia le rappresentanze economiche e sociali, proprio in quello spirito che dice lei, insomma costruire un lavoro comune, non solo nel campo turistico, perché poi c'è anche tutto il campo del sostegno all'innovazione e allo sviluppo, e quindi credo che sia un po' nei miei doveri quello di fare quello che lei chiede. Tanto noi la ringraziamo e chiedo al Chiampa, noi siamo amici del Chiampa e ci aspettiamo molto dal Chiamparino. Beh sì, spero di essere all'altezza. Grazie Presidente. Grazie a lei. Ciao. Andrea Orlando, che non sempre si è occupato di leggi, chiediamo quale sarà la sua riforma nella giustizia, che tipo di giustizia ha in mente? Beh, insomma, è una domanda molto impegnativa, se abbiamo 3 o 4 ore le rispondo. Diciamo. No, credo che più sinteticamente quello che dobbiamo fare è provare a costruire un sistema che garantisca dei tempi certi al funzionamento dei processi e poi un adeguamento del nostro ordinamento alle evoluzioni che ci sono state nella società e una capacità di contrastare alcuni fenomeni che nel corso di questi anni sono diventati più gravi. Non c'è dubbio, come ha dimostrato il dibattito di oggi, la giustizia non è una variabile indipendente né dell'economia né dell'intero sistema paese. Un sistema giudiziario che funziona consente che funzioni l'economia, che ci sia attrattiva per gli investimenti, che ci sia competitività e dunque che ci sia ripresa economica e dunque ripresa dell'intero paese.
di riforma della giustizia, diceva prima lei dal palco, non banalizziamo i temi, non parliamo solo della feriale, delle ferie della giustizia, insomma, che cosa sono le cose che non sono ancora passate dalle parole ai fatti che lei si augura e che ritiene necessarie e quindi vengano sciolte in questa riforma? Alcune cose che sono emerse nel dibattito di oggi, per esempio, cioè una politica giudiziaria non più schizofrenica, che faccia una volta per tutte la scelta di lasciare la sanzione penale come estrema ratio e di ricorrere invece ad altre forme alternative, che sono la giustizia civile, la giustizia amministrativa, gli incentivi che il sistema mette in atto per favorire la trasparenza. Prima di punire ci sono molte altre strade alternative. E c'è... Deve riformare prima la giustizia o prima la politica? Le due cose si tengono. Abbiamo detto oggi che spesso la politica è stata timida, spesso si è ritratta o addirittura ha pensato di risolvere i problemi affidandone la soluzione alla magistratura, continuando a introdurre nuove norme penali, salvo poi lamentarsi dell'interventismo della magistratura, di una magistratura che non sta dentro i suoi confini e occupa gli spazi degli altri. Per evitare questo cominciamo a fare ciascuno il proprio dovere e la politica ha assumersi le sue responsabilità. Eccellenza, allora vogliamo parlare un attimo di politica, come avvicinare l'elettore alla politica e con quale offerta secondo lei? Ma oggi sembra che l'offerta sia a senso unico, io non credo che questo potrà durare per sempre, abbiamo già vissuto stagioni in cui pareva che ci fosse un'unica proposta che suggestionava tutti. Poi abbiamo visto che da queste fasi si esce e si ripristina una normale dialettica tra schieramenti alternativi. Io mi auguro che si arrivi a questo, ovviamente non per penalizzare nessuno, ma perché questa è la fisiologia di un sistema democratico. Licia Mattioli è sì vicepresidente di Confindustria, ma viene da Torino, viene dal Piemonte con un'importante azienda. Ho sentito anche prima durante il convegno, è difficile attrarre investimenti in Italia, per noi italiani il costo del denaro è alto, anche la burocrazia non ci dà una mano, poi anche certi ambienti la fanno da padrone e allora Presidente? E allora dobbiamo essere ottimisti, perché comunque vediamo un segno di cambiamento molto forte e soprattutto un paese che forse dopo tanti anni ha finalmente capito di rimettere l'impresa al centro, perché non c'è ripresa senza impresa, come noi da Torino abbiamo detto più di un anno fa. Se potete prendere posto riprendono i lavori, grazie. Il Piemonte è una regione prevalentemente a carattere manifatturiero, c'è un po' di crisi. Quando vi incontrate con i presidenti delle altre associazioni, discutete di altri settori, di altri comparti che potrebbero servire da volano per il rilancio dell'economia? Guardi, diciamo che con i presidenti delle altre associazioni ci troviamo per discutere come può essere una ripartenza sinergica di tutti i settori, perché sono tutti collegati, perché l'export tira, ma senza mercato interno come si vive?